Eccoci pronti per una nuova puntata, siamo con Luca davanti al palazzo, ma non è domenica, è lunedì, vero Luca? È lunedì e non siamo tanto contenti, però vabbè, ci è toccato anche prendere ferie per seguire questa squadra e questa passione, nulla, si va verso Milano, siamo non tanti, ma quelli che si basta, diciamo. E allora, road to Milano! Siamo in viaggio, quanti chilometri oggi? Ma di solito è che Tony preparato, era preparato, ma non viene più, ormai è diventato un occasionale. Ve lo dico io, saranno quasi 600 per andare a Milano, giù di lì via. Siamo 13 più 2, 15. Poi c'è qualcuno di Torino anche che viene a salutarci, quattro ragazzi, quindi dai, una ventina in totale. Sei un po' più contento dopo domenica scorsa? No, penso che domenica, cioè, fosse una partita decisiva. Io l'ho detto anche prima di giocare, se si può avere qualche speranza, dare anche un senso a questo campionato, bisogna vincere per forza. Meno male si è vinto, faticando, ma si è vinto. Domenica sì, cioè, quelle partite vanno vinte e le abbiamo portate a casa. È stato un po' come vincere un mini campionato. Non basta più fare la corsa su Pesaro, ma bisogna trovare un'altra per strada e dattene dietro. Speranze di giocare una bella partita e poi vabbè, quell'altro è una corazzata, si sa, quindi... La speranza è sempre quella di divertirsi, che nello sport è quello che conta realmente. Poi insomma, se si portasse a casa il risultato... Non si è mai vinto a Milano, non penso sia l'anno, non penso sia l'anno giusto. Ci si spera, poi si vedrà che succede. Eccoci all'autogrill, ci siamo riuniti con la macchina che è partita più o meno quando è noi da Pistoia. Sì, sono questi ragazzi, mi sono passato a prendere a Bologna, quindi ci siamo ora poi ritrovati col pulmino all'autogrill, ora dietro c'è un'altra macchina e si aspetta tutti e poi si riparte insieme verso Milano. Fa una domanda, dopo domenica questa trasferta di lunedì è un po' meno pesante? Ma la trasferta di lunedì è sempre un po' più pesante rispetto alla domenica, anche perché poi il giorno dopo comunque, cioè, tu vieni già da lunedì che è un giorno feriale, il giorno dopo il giorno feriale, quindi è più sicuramente più stancante, poi anche l'orario, chiaramente si gioca di sera, quindi si torna più tardi e tutto. Però dopo la partita con Trieste l'hai fatto un po' più volentieri oggi? Sì, sì, dai, dopo la partita con Trieste ho avuto un bel segnale, quindi stasera c'è abbastanza entusiasmo, dai. Tra qualche ora saremo a cantare nel settore ospiti del forum di Assago, perché ci piace cantare, ma anche ai nostri giocatori gli piace. Esatto, quest'estate hanno fatto un video della canzone di Blind, un trapper, appunto, ha fatto una canzone che sentirete anche al palazzetto prima delle partite, e adesso andiamo a vedere il video di come hanno cantato e anche se ci piace più quando cantiamo noi. Pistoia non puoi vincere, al massimo puoi segnare più di noi. E mi allaccio le mie Jordan, sto girando per Pistoia, palleggiando fuori scuola, perché il basket qua è una gioia. E mi allaccio le mie Jordan, yeah, sto girando per Pistoia, yeah, palleggiando fuori scuola, yeah, perché il basket qua è una gioia, yeah. Prendo e tiro dalla tripla, mettiti in fila, tu stai guardando la partita, lancio la sfida, e quel mio amico che mi grida, falla finita. Io prendo e fisso la tua tipa, lei si fida, e quel tuo amico dentro il campo che ti sta aiutando, e tu rimani solo dentro il palazzetto palleggiando. E adesso mi ricordo nella tasca mica tanto, ma adesso sto viaggiando in tutta Italia, prendi quel passaggio, ok. Blocca e lancia, su quella fascia, yeah. Ora ripenso, non avevo niente in pancia, ok. E la mia faccia, è una minaccia, yeah. Per quelle lacrime versate in quella stanza, ok. Ora in giro vedi solo me, sulla mia canotta c'è stampato il 23. Restami a guardare dalle corde, è tutto pronto, scendo in campo, e mi allaccio le mie Jordan, yeah. Sto girando per Pistoia, yeah. Palleggiando fuori scuola, yeah. Perché il basket qua è una gioia, yeah. Prendo e tiro dalla tripla, mettiti in fila, tu stai guardando la partita, lancio la sfida, e quel mio amico che mi grida, falla finita. Io prendo e fisso la tua tipa, lei si fida. E adesso frate sai che taglio dentro, in terzo tempo, io questi scemi non li sento. Il tifo a tempo, noi siamo contro e stai perdendo, quindi stai attento, questo per te è un passatempo, per me è un tormento, yeah.
ti ricordi di me, uno scemo perché senza soldi, senza fama, chi vinceva eri te. Invece guardami adesso con la fama e il successo, e mi ricordo di quel tempo sì passato al campetto. Tira su la mano quando passa la mia squadra, il successo e la vittoria sai che è la mia strada. Non ti arrendere finché non suona la campana, ho preso calci e pugni sì dentro quella savana. Oh oh na na na, voglio la vittoria per la mia città. Faccio oh 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 na na na, apri l'armadietto e vedi che tengo solo le mie Jordan. Yeah, sto girando per Pistoia. Yeah, palleggiando fuori scuola. Yeah, perché il basket qua è una gioia. Yeah, prendo e tiro dalla tripla, mettiti in fila. Tu stai guardando la partita, lancio la sfida. E quel mio amico che mi grida, falla finita. Io prendo e fisso la tua tipa, lei sì, si fida. Siamo arrivati al Mediolanum Forum, il solito mortorio. Oggi è 4-5 anni, vengo qua, penso forse non sono venuto una volta, però oggi è veramente peggio di sempre, un mortorio, sembra neanche di essere in un palazzetto. Rispetto a noi è tutta un'altra cosa, anche se quest'anno negli anni un po' il tifo a Pistoia è comunque un po' calato, però qui ragazzi impressionante. Palazzetto vuoto, a parte manca ancora tanto all'inizio della partita. Però non c'è niente nei striscioni di gruppi organizzati, oggi veramente sarà una partita dove nonostante siamo pochi, nonostante lunedì sera, comunque cercheremo di dare il massimo e di provare a giocare in casa. Siamo sempre qui se cadiamo perché forza Pistoiare! Linea Lavagna per la pubblicità. Grazie della linea ragazzi, e noi da Gridel Car lanciamo la pubblicità. Da oltre mezzo secolo, Gridel Car vi offre grande esperienza al miglior prezzo, coniugando la storica tradizione artigianale del carrozziere lamierista con le più moderne attrezzature per riparazioni certificate e garantite su tutti i tipi di veicolo. Alessandro e Laura ti aspettano per offrirti un ampio ventaglio di servizi professionali, ricambi delle migliori marche, ampia gamma di auto sostitutive e soccorso stradale, assistenza legale con completa gestione dei sinistri stradali, sostituzione dei cristalli e forno a basso impatto ambientale per verniciature all'acqua con prodotti leader nel settore. Come previsto a termini di legge, scegli liberamente il tuo carrozziere di fiducia, facendo valere il tuo diritto a un lavoro di qualità. Qualunque sia il tuo mezzo e il suo problema, passa da noi in via Vespucci 14 a Bottegone. Gridel Car. Carrozzieri dal 1950. Marco Ponteggi da più di 15 anni mette la sua esperienza al vostro servizio con le più moderne tecniche di realizzazione e installazione di qualsiasi tipo di ponteggio. Operativi in tutta la Toscana, offriamo trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi garantendo professionalità, rapidità, affidabilità nel totale rispetto delle norme di sicurezza europee. Puoi trovarci a Masotti, in via provinciale Lucchese 63 a Pistoia, oppure contattaci al 347 98 75 938 o visita il nostro sito marcoponteggi.it. Francesco, 73 anni, di Quarrata, ci chiede: Dottor Varanini, ho problemi di densità e spessore osseo e mi hanno sconsigliato di procedere all'implantologia. C'è un rimedio?
In effetti, fino a pochi anni fa, chi non aveva un sufficiente quantitativo osseo, una sufficiente densità ossea, non poteva usufruire di della tecnica implantologica. Oggi le cose sono cambiate, perché abbiamo vari metodi di rigenerazione ossea. I più importanti direi che sono gli innesti ossei. Innesti ossei che possono essere di due tipi: innesti ossei da con prelievo dal paziente e innesto osseo di banca. L'innesto osseo con prelievo dal paziente sicuramente ha una buona qualità, però bisogna dire che comporta diverse complicazioni, quale dolore post-operatorio e sicuramente un costo superiore, anche perché spesso ci vuole un'ospedalizzazione. La nostra struttura è stata la prima in Italia a usare l'osso congelato di banca e riguardo a questo abbiamo fatto anche diverse pubblicazioni a livello internazionale, come quella del 2009 su Journal of Maxillofacial Surgery, che in cui noi facciamo vedere i nostri risultati. Prendiamo questo osso dalla banca dell'osso di Firenze o di Bologna. L'osso congelato è un osso che viene garantito e certificato dalla banca dell'osso, quindi è un osso assolutamente sicuro, è un osso sterilizzato, è un osso che non presenta problemi di rigetto come uno potrebbe pensare in un momento, è il primo momento, perché i processi di congelamento e di preparazione comunque di quest'osso fanno sì che le proteine atte al rigetto vengano denaturate. Questa nuova tecnica per l'odontoiatria è molto conveniente sia da un punto di vista biologico e soprattutto è anche da un punto di vista economico, perché il costo è molto molto inferiore rispetto agli innesti ossei in cui abbiamo bisogno dell'ospedalizzazione. Quindi, signor Francesco, direi che lei si può rivolgere, come molti altri, a questo tipo di metodica per poter inserire impianti, riavere i suoi denti fissi e quindi tornare a sorridere. Inviate le vostre domande attraverso il sito www.studiovaranini.it. Vi risponderemo e selezioneremo le più interessanti per inserirle in trasmissione. Tornati dalla pubblicità, cosa speri in questa partita? Chiaramente la speranza c'è sempre. Oggi sappiamo che si gioca la squadra, una delle squadre più forti in Europa. Lo stanno dimostrando anche in Eurolega, sono primi. Perché loro c'hanno tutto. Quindi non si può chiedere tanto, si chiede solamente oggi l'impegno, provare a lottare e almeno provare a crederci, ecco. Poi sappiamo che molto probabilmente dei punti non arriveranno, però l'importante è esserci. Sostenere sempre questi ragazzi e raggiungere l'obiettivo finale. A me basta solo un piccolo cenno della sua riconoscenza. A lottare, buttarsi su ogni pallone come abbiamo fatto domenica scorsa. È questo che mi piace a me. Mancano pochi minuti e io vado a sentire che mi dicano quei pochi milanesi presenti. Ma vai a sentire, Ciamma, guardiamo un po' e diano. Qualcuno ci darà vincitori, si spera. Senz'altro. Chi vince stasera, me lo dice? Penso Milano, spero Milano. Milano. Ovviamente tipo per la mia squadra, però speriamo in non troppe sorprese da parte del Pistoia. Non è facile nonostante la classifica, perché comunque è sempre stata una partita combattuta con Pistoia. Giusta preoccupazione. Punti di forza sono sicuramente due giocatori di grande esperienza come Rodriguez e Scola. Speriamo in bene, anche se non ci sono due che ultimamente erano in forma. E soprattutto l'allenatore. Quest'anno è stata la carta in più che ha messo Milano. A me sono molto più concentrati sull'Eurolega, senz'altro. Il campionato in secondo piano passa quest'anno. È un grosso rischio. Non li ho visti abbastanza uniti, però proviamo a vedere come reagiranno. Però adesso vedo che stanno entrando in quella mentalità di Messina che piace molto e si stanno trovando anche come squadra soprattutto. Tu vuoi che io decanti la potenza dei tuoi muscoli? Ma Pistoia ha fatto ancora 0 punti, credo, se non erro. Hanno vittoria, ha vinto la scorsa. Bisogna stare, comunque non bisogna sottovalutarla, ma secondo me Milano ce la farà. Io ti rispondo che non ci sto. Sono con un tifoso speciale, sono venuti a trovarci in 4 da Torino. E erano i nostri gemellati, sono i nostri gemellati e sono nello specifico con Alberto. Per chi non sapesse la vicenda, Torino si è sacrificata al posto nostro per retrocedere. Problemi societari, problemi che il nostro presidente
non è riuscito a mantenerci in Serie A 1, siamo retrocessi e adesso siamo Reale Mutua Torino. Il nostro gruppo era Club 208. Io prima facevo parte dei Rude, poi mi sono un attimo allontanato, non per problemi, ma perché ho voluto seguire un'altra strada. Ecco, e cosa è successo dopo adesso, il fattaccio? Il fattaccio, praticamente adesso non ci sono più i Rude, c'è un nuovo gruppo chiamato 1989, sempre i soliti, viene chiamato così il gruppo. E sono sempre io al solito posto nel palazzetto e non seguite la squadra in A2? Seguiamo la squadra in A2 dove riusciamo a seguirla, certo. Anche perché per motivi economici e motivi di location delle partite quest'anno tra Sicilia e altri posti un po' più scomodi non riusciamo a seguire tutte, alcuni riescono e complimenti a loro che ce la fanno. E quando potete venite addirittura a trovare quando possiamo, gli amici venimo di Pistoia. A trovare gli amici di Pistoia. Contenti di venire a trovare i ragazzi di Pistoia e contenti comunque di venire a seguire una partita di A1. Anche perché che ci manca. Abbiamo sofferto insieme l'anno scorso, noi ultimi, voi retrocessi forzatamente, ci si fa forza. Comunque l'importante è che una delle due sia rimasta. Ecco, allora voi per rompere i c***i che hanno i soldi. Voi lanciamo un messaggio, visto che anche quest'anno noi si lotta per cercare di rimanere in Serie A, a tifosi di Pistoia che io vi auguro il bene migliore, ragazzi. Spero che riusciate a far scendere Pesaro e a farne scendere un'altra, perché credo che quest'anno ne scendano due. Esatto. Poi vogliono fare questa Lega 1 a 16 squadre. Quindi almeno cercate di arrivare terz'ultimi, così almeno nelle 16 ci rimanete. Ci rivedremo, speriamo, in A1 la prossima. Speriamo di rivederci presto. E fino alla fine. Anche in un'altra partita, speriamo. Esatto. E fino alla fine. Forza Pistoia e Torino. Grazie. Sempre. Ciao. Ciao a tutti. Marco, novità dell'ultimo minuto, oltretutto non si canta. No, esatto, abbiamo deciso di non cantare oggi dopo un colloquio avuto con la tifoseria di casa per via che non gli hanno fatto entrare degli striscioni e quindi abbiamo deciso per solidarietà a loro fronte che non appunto fanno scioperano di non cantare nemmeno noi. Guarda, non c'era mai stato un silenzio stasera. Sì. Madonna, il silenzio c'è stasera. Prova a costruire qualcosa, poi si prende una tripla forzata, ma a bersaglio. Ci gustiamo la partita. Luca è già eccitato. Siamo anche in vantaggio. Siamo 5-2, quindi direi finiamola qui e andiamo via. Vediamo come risponde Milano, lo fa con Roll che si butta dentro. Non va a bersaglio la conclusione del biancorosso, poi ci prova dalla lunga distanza. Le mani ancora di White, Roll in punta, si prende la tripla. Lo scarica ancora fuori per White che spara da tre punti. Il diluvio universale di Mazz. Pistoia non segna più. Ci prova adesso Petri dalla lunga distanza, non va, anzi sì, di fine periodo, palla sotto a Biliga che ruota. Adesso Doudel gioca con il cronometro, vediamo se si prenderà lui l'ultimo tiro. Sì, lo mette a bersaglio, Milano è avanti, 21-12. I ragazzi si arrangiano. Si arrangiano? Milano si prende la tripla a Cinciarini e la segna. Adesso un'altra stoppata, però la palla rimane ai biancorossi, ancora Doudel stoppato, poi alla fine Angus Brent, consegnato per Whittle che si prende la tripla, la mette, ancora lo schiacciato per Whittle, Landi con spazio. Pistoia che sta rimanendo in partita. Alley-oop a bersaglio. Vai! Azione che non finisce bene, Mac scatena il contropiede dei suoi, la tripla di Rolla, costruire l'azione offensiva dei suoi, la palla alzata per Tarceschi. I padroni di casa conducono 42-28. Così come siete non reggete neanche un minuto. Schis lo scarico fuori per il playmaker dell'Oriora, arriva la tripla, fil di sirene, Mac ancora la palla fuori, Widow capisce tutto, corre in contropiede, va fino in fondo ad appoggiare, rimbalzo di Brent, la palla per Zalun che segna. Vai! Vai! Contro la difesa di Pistoia, Milano lo fa armando la mano di White. Mikov con tantissimo spazio, tripla bersaglio. Identi fino a questo momento tra le file di Milano. Mac intanto improprio da tre punti. Sveglia! Gianluca Della Rosa, bella palla per Landi che scarica fuori per Carl Widor che va a realizzare. Molto interessante, poi ancora
Nedovic. Nedovic si butta dentro, arresto e tiro, altro canestro. Cinciarini corre in contropiede, arma la mano date di Nedovic. Dai, ancora, ma me vuoi male? Dominio assoluto di Milano, che attualmente conduce 75-43. Poco poco, male male. Però alla fine va dall'Ollo d'Ercole, poi la palla arriva per Landi, che prende un tiro immediato e lo segna. Aristide altissima. Sbaglia Salù, rimbalzo di Brent, che poi fa la sportellata sotto e mette in cascina altri due punti. Lich continua a sentirsi caldo in questa partita, alza la parabola, trova un canestro. Ha variato molte volte il quintetto cercando di dare spazio a tutti, intanto l'Ollo d'Ercole mette la tripla del 79-54. Stanno a sfondare! Passaggio evidente contro d'Ercole, prova a prenderselo, lo ottiene andando fino a disturbarlo, poi la palla che va da Salumu, Landi nell'angolo, si prende la tripla, la realizza. Guidol scarica fuori su Salumu, bel giro palla con Aristide Landi. Milano batte Pistoia 83-63. Ma davvero? Milano altra categoria. Oppure noi siamo da un'altra categoria, ma mi sa quella sotto. Abbiamo fatto un sacco di punti. Però è una gran bella partita, siamo stati le punte appunto fino alla fine. Dove va? Vado alla scala! Questa era proprio una partita che bisognava fare perché era nel calendario, ma su cui nessuno ci doveva puntare. La partita l'hai vista anche te, è un altro discorso. Sono due squadre differenti. Si è maciovato, stasera veramente male. Chiaramente loro sono fortissimi, quindi freddo, vento, acqua, nebbia, lunedì, domani alle 7 mi sveglio. Io no. Lui no, è da 11 anni fosta vita, la continuerò a fare, però come diceva lui ci sa proprio un gran cuore, ma tanto. Sei nel mio cuore. Pensare a domenica, palazzetto, bisogna sia carico. Ma di più. Con Trieste c'è voluto un nulla per riaccendere il palazzetto come a vecchi tempi. Visto che comunque è in casa, bisogna vedere di tirare fuori i denti, le unghie, tutto quello che ci sa. Sapete chi è antagonista? O sai chi è? Domenica c'è da vincere, è chiaro? È chiaro? È chiaro. È un fatto personale! Tanto top 5. La top 5, dai! White, ancora Nedovic che riceve in avvicinamento, segna, subisce il fallo. Questa serie di triple di Milano le ha letteralmente sgretolate. Mac adesso corre in contropiede. Mr. Green with your missus and rockets. My paycheck burns a hole in your pocket. You told the judge put my name on. Adesso un'altra stoppata, però la palla rimane ai biancorossi, ancora dove deve stoppare. Poi alla fine Angus Brent. I shoot my mouth off, I can find my pistol yet. You can call this music disrespect, cause it'll slap you in your face at your local discotheque. Mr. Green with your missus and rockets. My paycheck burns a hole in your pocket. Nedovic continua a sentirsi caldo in questa partita, alza la parabola, trova il canestro. Alley-oop a bersaglio sull'asse Nedovic Tarceschi. You might lose my throat. Reporter, please scribble down a few high notes.